Accidenti la campanella, sono in ritardo. Prof, scusi il ritardo. Per costruire un mondo migliore. Sono una persona che sta crescendo per costruire un mondo migliore. Sono una persona che sta crescendo. Sono una persona che sta crescendo per costruire un mondo migliore. Sono una persona che sta crescendo per costruire un mondo migliore. Sono una persona che sta crescendo. Sono una persona che sta crescendo per costruire un mondo migliore. Sono una persona che sta crescendo per costruire un mondo migliore. Io sono come un sogno che cerca nella realtà i desideri più improbabili, nei sogni la verità nascosta dai mille pensieri. Sogno un mondo migliore. Un uomo che non sogna è un uomo senza futuro. Io sono una finestra sul mondo, ormai chiusa, di un edificio pericolante e friato. Io sono la strada. Ogni giorno vengo calpestata, schiacciata, sgretolata dalla pioggia. Quella pioggia che sembra un pianto di lacrime. La strada, una superficie che viene solo usata, una superficie come un'altra. La strada che viene dipinta, consumata, distrutta, spezzata. La strada che senza asfalto non sarebbe la strada. Sogno un mondo in cui ci siano le stesse possibilità per tutti. Un mondo in cui nessuno venga giudicato per l'abito o per il colore della pelle. Sognare ci rende liberi. Liberi di esprimere ciò che realmente siamo. Liberi di pensare e fare quel che riteniamo giusto per noi. Liberi in un mondo dove vengono accettati tutti i diritti dell'uomo, ma soprattutto rispettati. Per alcuni i sogni restano lì, chiusi in un cassetto, solo per la paura di affrontare la realtà. Per altri invece sono la motivazione per iniziare a vivere veramente. Avrò chiuso il motorino. Mi seso lume, non careste spazio per trovarsi l'ortuturo. Sognare è vita, vita è bellezza. Noi siamo bellezza, noi siamo il sogno. Ci prende il bagno. Sognare ci rende liberi. Tutti abbiamo il diritto di sognare. Se uno sogna da solo è solo un sogno, se molti sognano insieme è l'inizio di una nuova realtà. Una mia coetanea, Rita Atria, ha scritto: Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi, ma io senza di te sono morta. Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare? Pare che abbia detto. Il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo sì. Significa che non ha paura? Ma l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio in coscienza. Altri, prima di me, prima di noi, sono stati accoglienti e hanno combattuto ignoranze e pregiudizi. Altri, prima di me, prima di noi, hanno avuto il coraggio delle loro idee e hanno dato la loro vita affinché io potessi sognare un mondo migliore.
Ecco! Se vogliamo costruire qualcosa, dobbiamo rimboccarci le maniche. Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto. Don Pino Puglisi. Vi chiediamo per la città di Palermo, signore, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza, l'amore per tutti, non c'è amore. Puoi cadere migliaia di volte nella vita, ma se sei realmente libero nei pensieri, nel cuore e possiedi l'animo del saggio, potrei cadere anche infinite volte, ma non lo farei mai in ginocchio, sempre in piedi. Giancarlo Siani. Storia di Guga, Menino del Rua. Abito al mercato Modello e quando vado a dormire prendo un pezzo di cartone e mi faccio il letto. La mia coperta è pure di cartone. Litighiamo fra di noi per i pezzi di cartone che troviamo nella spazzatura. Una volta sono stato malato e ho avuto gli orecchioni. Quando mi ammalo me ne sto tranquillo e non me ne vado in giro. C'è un medico che viene qui per strada a vedere se stiamo bene, che ci dà medicine per farci guarire. Non so il suo nome, so solo che è una persona molto buona, che si preoccupa dei poveri che vivono per strada. Andavo a scuola ad Aguas Claras, so leggere un pochino. La mia maestra era buona, io le volevo bene e lei pure mi voleva bene. Ho abbandonato la scuola perché me ne sono andato di casa. Mi mancano le cose da mangiare che ci davano a scuola. Voglio tornare di nuovo a scuola a imparare a leggere e scrivere, perché quando sarò grande sarà proprio una vergogna essere analfabeta e quando dovrò prendere l'autobus dovrò chiedere a qualcuno di dirmi dove va. Voglio anche imparare a scrivere per poter mandare una lettera alla mia famiglia. Quando avrò nostalgia di mia madre, mi vergogno di chiedere a qualcuno di scrivere al posto mio. A noi non importerà che sia nato in una terra straniera, quando sarà un medico, un'infermiera, una maestra. Sogniamo entrambe, tutti noi, un mondo migliore. Sogno un mondo in cui ci sia spazio per i sogni di tutti. Thank you.